Ciao a tutti, saluto tutti quanti. Eccoci qua a parlare di Globo e Fiamma per questa edizione del lunedì. Titolo principale riguarda ovviamente la politica australiana e soprattutto la campagna elettorale che imperversa. A luglio ci sono le elezioni e quindi gli scontri tra i due contendenti principali. Solo i rifugiati infiammano il dibattito. Questo è l'articolo principale, firmato dal nostro direttore Dario Nelli. Poi ci sono altri titoli, si parla del G7, del referendum, ovviamente la politica italiana. Poi ci sono degli occhiali, tra questo l'annuncio per la prossima edizione, non ve la fate sfuggire, la prossima edizione di Globo e Fiamma, cioè il giovedì, noi siamo bisettimanali. Giovedì nella Fiamma e nel Globo ci sarà lo speciale per i 70 anni della Repubblica Italiana. Il titolo di quest'anno dello speciale, l'argomento è la storia, chiaramente, ma il titolo è interessante, storie nella storia, veramente da non perdere. Quest'anno lo speciale per i 70 anni della Repubblica Italiana, ovviamente poi all'interno ci sono tantissime notizie che riguardano le cronache locali e soprattutto quelle di club e associazioni. Qua c'è un primo richiamo sulla festa della Repubblica che si è svolta ieri e le celebrazioni al Club Marconi qui a Sydney, al Furlan di Melbourne. A Sydney ieri c'è stata un'affluenza cosa indescrivibile, oltre 25.000 persone, un tempo meraviglioso, di un azzurro intenso. Il giorno prima pensavamo che la festa sarebbe stata rovinata dal cattivo tempo, c'erano nuvole, pioggia e vento. Invece la domenica una cosa splendente, meravigliosa, c'erano tutti, soprattutto il grande pubblico, si doveva chiedere permesso per passare, le cose buone da mangiare, le bancarelle, le magliette degli azzurri che non mancano mai, soprattutto ieri è stata una grande vendita perché ci avviciniamo agli europei, il calcio attira moltissimo, poi c'erano esposizioni di auto d'epoca, motociclette, di tutto e di più, e c'eravamo noi di Red Italia con la nostra postazione mobile, un grande successo, forse. No, perché voglio vantarmi o vantare la mia organizzazione, però grazie anche alla Fiamma e a Red Italia che siamo riusciti a portare più di 25.000 persone al Club Marconi, ma soprattutto un grazie grande a tutto il Club Marconi, i direttori, il presidente, l'unica persona che non ho visto, ieri ho visto l'ambasciatore, il console generale, tutti quanti, onorevoli deputati, l'unico, il presidente Foti, ieri era assente, preso dagli impegni, ma è valsa la pena perché ieri c'è stata una bellissima giornata, tutto è riuscito alla perfezione, tutto ha funzionato benissimo, soprattutto alla gente che collabora, a sto personale eccezionale che collabora con Club Marconi, ci hanno messo per esempio a nostro agio appena siamo arrivati là, chiedendoci tutto quello che ci serviva per fare la diretta radiofonica dal Club Marconi, e questo va al loro merito. E poi noi si lavora meglio quando c'è una struttura che funziona come quella del Club Marconi. Quindi un elogio a Club Marconi, a tutto lo staff, a tutti i direttori. Grande. Che altro dirvi? Niente più. Comprate la Fiamma e il Globo, oggi ne dicono per questa edizione del lunedì, poi un fatto che mi accade sempre quando vado, partecipiamo a queste feste dove c'è tanta gente, tanta la comunità italiana, arriva la nonnetta di turno, che fosse era più una zia che una nonnetta, non era tanto anziana, gli ha portato questo regalo, delle babucce, chiamiamo babucce, cioè, però quando me l'ha portata, adesso vi faccio ridere, me l'ha portata così, una così, quando ho fatto questa per te, io l'ho preso per tutta un'altra cosa, non so il pensiero dov'era, dite voi, il solito scatologico, no? Ma si fa per scherzare, l'unica cosa l'ho misurata, ma era un po' corta, vediamo un po', forse mia moglie andrà meglio, poi ci ho detto, signore guardi che io fino a prova contraria c'ho i piedi uguali, qua è arrivato uno corto e uno lungo, però la ringrazio lo stesso, questo vuol dire affetto, ci scherzo sopra perché mi piace scherzare, so che a loro piace scherzare, però vuol dire avere un pensiero per noi, e che non va solo a me, va a tutti quelli, io condivido queste cose con tutto lo staff di Red Italia, Fiamma e Globo, perché vuol dire che funzioniamo bene e entriamo nelle simpatie, ormai sono anni che stiamo qua, Fiamma e Globo poi sono anni che informano gli italiani d'Australia su tutto ciò che accade in Italia, nel mondo e in Australia, ovviamente in lingua italiana. Ciao a tutti.